Siamo con Valente Armando, coach dell'LTP. Oggi tre punti ottenuti sul finale, nell'ultima azione principalmente. Una grande gioia per la panchina, una grande gioia in campo per tutti i giocatori. Come ci commenta questo inizio di stagione che sembrava una partita persa e invece nel finale avete portato a casa questi fantastici tre punti? Effettivamente è una partita innanzitutto giocata con un caldo primo tempo terribile, quindi abbiamo fatto un po' fatica. C'è da dire anche che in squadra abbiamo sei giocatori nuovi, quindi inizialmente ho dovuto comunque inventarmi un modulo e nell'arco della partita poi alla fine cambiarlo in base ai giocatori che ho dovuto comunque mettere in campo. Insomma, primo tempo obiettivamente da pari. Secondo tempo loro sono partiti meglio, forse anche perché molto più giovani di noi, quindi ci ha messo in difficoltà e pensavo effettivamente una partita ormai andata male. Però poi siamo riusciti a recuperare, ho fatto due o tre cambi azzeccati, ho cambiato nell'arco della partita 3-4 moduli finché ho trovato quello giusto e alla fine secondo me abbiamo vinto, non dico meritatamente, però non abbiamo rubato i tre punti, insomma. Assolutamente, primo tempo che è stato molto combattuto ma privo di occasioni da gol, sì. E un secondo tempo che invece vi siete proprio scatenati, in particolar modo il subentrato, il centroavanti che ha fatto una doppietta incredibile nell'ultimo minuto. E tra le altre cose è uno dei nuovi, oltretutto 5 minuti prima dei gol l'ho richiamato perché abbiamo preso il secondo gol su un suo errore, perché lo hanno anticipato e poi si è fermato e quindi mi sono anche arrabbiato e l'ho richiamato. Evidentemente gli ho urlato qualche parola di troppo. È andata bene, alla fine ha fatto una doppietta, sono contento per lui, ma soprattutto per la squadra, perché insomma giocatori nuovi, ambiente nuovo e quindi partire con i tre punti credo che... Come sta gestendo invece questo nuovo gruppo, tutta questa nuova fase di integrazione all'interno del gruppo con questi sei nuovi giocatori, lei da mister, da allenatore, come sta agendo? Allora, inizialmente sono partito con tre giocatori ex Sant'Ambrogio e dopodiché ne ho inseriti altri due durante l'arco della partita. Devo in allenamento quest'anno, abbiamo anche la fortuna di essere in tanti, quindi riesco a gestire gli allenamenti e vedo i movimenti, riesco a capire dove posizionare i giocatori, insomma, per poi alla fine rendere al meglio. Unico problema finale, il portiere. Oggi è venuto a mancare il portiere. È un problema di rosa o è un problema di infortuni? No, il nostro portiere, il titolare, si è infortunato. Ne abbiamo tesserato uno inizio settimana, però obiettivamente non conoscendolo non me la sono sentita di convocarlo. Mi sono affidato a mio figlio che è nato portiere e all'occasione ho preferito giocare con lui perché mi dava delle garanzie, delle certezze e secondo me oggi, forse dopo Gabriele che ha fatto due gol, è stato il migliore in campo. In conclusione, ultima domanda, obiettivo stagionale dopo il quarto posto della scorsa stagione? Ma noi siamo sempre stata una squadra che ha puntato a vincere il titolo, purtroppo per una serie di motivi non ce l'abbiamo mai fatta. L'anno scorso siamo partiti con una rosa ridotta e quindi non siamo riusciti a vincere perché noi vogliamo vincere. Quest'anno invece con 6-7 elementi nuovi, la rosa c'è, oggi ne mancavano 5 potenzialmente, potrebbero fare i titolari e quindi in 18 credo che alla fine, penso che ce la giocheremo fino alla fine, poi staremo a valutare, a vedere. La ringrazio, grazie mille, in bocca al lupo per la stagione. Grazie.